Aspettare 15 giorni, un pochino avevo paura che la squadra calasse di concentrazione. Invece i ragazzi hanno dimostrato ancora una volta di essere molto seri, professionali, hanno dato tutto come sempre e hanno ottenuto una vittoria meritata. C'era un po' il timore che appunto giocando con le squadre più deboli avesse più difficoltà l'Argentina, invece sta confermando che quello che ha fatto di buono con le forti lo sta facendo anche con le cosiddette deboli. Non è così facile, come insomma il risultato alla fine sicuramente è importante, ma le partite non sono mai facili contro nessuno. Noi sappiamo di dover provare a vincerle tutte, insomma, per provare a sognare qualcosa di più dobbiamo provare a vincerle, poi vedremo quelli davanti come si comportano, insomma, dipende anche dagli altri purtroppo. Oggi ti mancava con Antonio a centrocampo impegnato al torneo di Viareggio e tu hai avuto il coraggio, non da poco, di far giocare un 2000, quindi. Sì, ma come ho detto anche la volta scorsa, insomma, la società, l'Argentina già ormai da anni, insomma, punta sempre su qualche giovane del vivaio. E questo è un altro, insomma, daremo spazio a tutti quelli che possiamo. Sono molto felice che ha fatto l'esordio e si è comportato anche abbastanza bene, insomma. Ecco, adesso avete la trasferta sul campo della Recco, che è una squadra di bassa classifica, che però ha vinto con Querceta e con... Oggi sì. Ha vinto sul campo, adesso non mi ricordo il nome. Ha vinto con Montecatini. Con Montecatini, quindi due squadre davvero quindi, da tenere d'occhio questo avversario. E questo ritorniamo un po' a quello che ti ho detto prima, le partite facili non ce ne sono, oggi abbiamo trovato il gol subito, sicuramente è stato un vantaggio, insomma, aver trovato il gol, però non è mai facile, domenica Recco si giocano le ultime chance, ha vinto oggi. Lo sappiamo, si giocheranno tutto, insomma, noi anche, quindi... Andiamo avanti. Ecco, adesso il tuo unico compito, forse, visto che la squadra sta andando bene, è quello di tenerla tranquilla, di spegnere un po' l'euforia che potrebbe fare prendere sotto gamba i prossimi impegni. Sappiamo che, insomma, no, ripeto quello che ho detto prima, deve continuare così. Sono seri, si impegnano sempre al massimo, sono attenti, sono concentrati. Finché loro riescono a darmi questa disponibilità, le cose sono sicuro che continuano ad andare bene.